l'isolamento di Pirola, precisamente Caruso. Ecco cosa ne pensano i principali esperti nel nostro paese. Bassetti: la presenza della variante BA.2.86 o Pirola anche in Italia, afferma Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive presso l'ospedale policlinico San Martino di Genova presso LADN Kronos Health, non è un elemento preoccupazione, come è stato isolato non anime variante fino ad oggi. Anche negli Stati Uniti in cui la pirola è dominata, non mi sembra essere stato un aumento della gravità dei casi, ma una curva che è salita e poi rapidamente discesa. È la storia delle varianti. Noi it ha preso hanno quindi un interesse scientifico. Congratulazioni al collega di Brescia, Arnaldo Caruso, ma devono rimanere oggetto di puro interesse scientifico e non diventare un tema della discussione al bar o talk show. Li lasciamo agli scienziati, perché ogni volta che è apparsa una nuova variante, è quello che ha fatto allarmismo, ma oggi abbastanza per il lupo del lupo. Ci cozzi, finalmente la variante BA.2.86 o Pirola è arrivata in Italia. L'isolamento Brescia è importante, per questa variante che ha circa 3.334 mutazioni che includono anche la proteina N SARS-CoV-2. Salute Massimo Ciccozzi, capo dell'Unità Statistica Medica e Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico Roma. Una delle nostre preoccupazioni era che questa variante era in grado di evitare test antigenici. Ora, con l'isolamento a Brescia, avremo un vantaggio su questo fronte e anche su altre considerazioni. La variante di Pirola in Italia è stata isolata a Brescia dal team di Arnaldo Caruso, presidente della Italian Society of Virology, in un paziente con immunocompromesso, aggiunge Ciccozzi, come era accaduto in altri paesi. Quindi c'è l'ipotesia un'infezione in questo tipo di persone e poi si rilanciano con altri cambiamenti. Preglialia Gismondo: questo si chiama Pirola o in qualsiasi altro modo, era previsto l'annuncio della variante BA.2.86 di SARS-CoV-2 intercettata in Italia. Uno di quei annunci a cui siamo abituati. Avremo sappiamo che il virus Covid-19 è un virus dell'RNA, continuerà a cambiare costantemente che, se la storia e l'esperienza ci assistono, si accoglierà meno agente patogeno. Parola di Maria Rita Gisciondo, direttore del Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virology and Diagnostics of Bioemergenza dell'Ospedale Sacco di Milano, che commenta su ADN Kronos: saluta l'isolamento della variante rinominata Pirola. Oggi, ribadisce Gisciondo, questo virus circola nella popolazione, nella maggior parte dei casi, anche senza dare nessuno sintomi. SARS-CoV-2 viene aggiunto al bagaglio di virus e batteri che, circolando, quando sfortunatamente attaccano un anziano paziente fragile di ora, può dare problemi. E ciò fa questo bagaglio di microrganismi che rimarranno con noi per sempre, tuttavia lo sono chiamato, per tutta la nostra esistenza sulla Terra. Ricordiamo, dice l'esperto, ci estingueremo, ma non i microbi.